si avvertiva d'altra parte il bisogno di evasione, così non deve stupire che risale a quegli anni la riscoperta del cinematografo, la nascita delle prime sale da ballo, una maggiore affluenza, d'estate, alle spiagge cittadine e le prime partitelle a pallone, anzi, giocate con una palla di pezza. Scarsa l'attenzione alla cultura, che proprio nel 1919 perdeva il suo rappresentante più significativo, Francesco Saverio Vista, che con i suoi 85 anni era però un esponente, che apparteneva più al passato, che al presente. In compenso studiavano e pubblicavano due giovani cultori di storia patria, Monsignor Salvatore Santeramo, il bibliotecario della cattedrale, e Sabino Castellano, lo scopritore della collina di Canne, alla quale dedicò un approfondito studio, che finirà all'attenzione dell'Accademia dei Lincei. Apprezzabile anche, in questi anni, una monografia del professor Michelangelo Filograsso sulla Pinacoteca de Nitis. Intanto il costruttore Donato Ceci acquistava Palazzo della Marra per ristrutturarlo, se non l'avesse fatto, mal ridotto com'era, lo avremmo sicuramente perso. Due periodici stampati a quel tempo con una certa continuità, Il Buon Senso e Il Fiera Mosca. Cesseranno le pubblicazioni solo all'avvento del fascismo.